Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz. Oggi siamo qua a parlare di The Perfection. C'è qualcosa che non va in me. Sì, lo so, e infatti cerchiamo aiuto. No, perché sto morendo. Io sto morendo. Che succede? Cosa succede? Oh mio Dio. Che cos'è? Io non lo so. Oh mio Dio. Cosa succede? Io non lo so. Ma che cazzo? Film di Netflix, film realizzato da Netflix, i tanto fantomatici film di Netflix che fanno storcere il naso a tutti, me compreso. Nel senso che più e più volte Netflix ha cercato di fare del cinema e alla fine quello che è risultato è del cinema per la TV, praticamente. Perché quello che veniva fuori, nonostante usasse attori famosi, tra registi più o meno noti, alla fine il risultato appariva piuttosto televisivo, non professionale come potrebbe essere quello di un film. Con The Perfection siamo a un punto di svolta, nel senso che dal punto di vista della scrittura The Perfection è un film che secondo me incarna perfettamente lo spirito del cinema horror anni 80. Colpi di scena continui, horror, splatter, insetti. Persino gli insetti ci sono, come in Fenomeno, come in tantissimi film horror degli anni passati. Amputazioni, amore, amore lesbo, tradimenti, disturbi sessuali. Insomma, c'è veramente tanta roba da raccontare, quindi è molto frenetico il film. A parte una parte iniziale chiaramente preparatoria. Poi dopo gli eventi iniziano a essere uno dietro l'altro sorprendenti. Non è un film che possiamo definire perfetto, ma è un film che con il suo coraggio ti permette di chiudere un occhio su piccole imperfezioni, magari anche cose illogiche o cose esagerate. Del resto, questo è il cinema di genere, ragazzi. Questo fin qua è l'horror più horror che io abbia visto prodotto da Netflix. Incarna proprio quel genere lì. Veniamo poi anche a altri aspetti del film. Per esempio, le due attrici. Forse una cosa che si nota spesso in questi film è che spesso sono composti da pochissimi attori, girano tutto intorno a pochi attori, ma grazie al cielo le due attrici protagoniste sono Alison Williams, che abbiamo conosciuto con la sua fantastica interpretazione in Get Out. You know I can't give you the keys, right, babe? E poi c'è Logan Browning, questa giovane attrice, anche lei molto brava. Tutte e due le attrici sono bravissime, secondo me. Riescono a catturare l'attenzione e sono molto ipnotiche. Veramente un film interessante che ha tantissimi colpi di scena, uno dietro l'altro, che vi faranno all'inizio storcere il naso, poi dopo vi stupirete. Insomma, io mi sono divertito tantissimo a vedere questo film. E posso capire che qualcuno storca il naso perché è di Netflix, o qualcuno sia prevenuto perché è di Netflix. Io stesso considero la roba di Netflix, quella prodotta fino ad ora, roba che, di cui potevamo tranquillamente fare a meno. Ma con The Perfection mi ricredo un attimo. Non dico che siamo di fronte a un capolavoro, ma siamo di fronte a un film fatto bene, fatto con coraggio, un film horror, un film horror. Poi diciamo una cosa, è pieno il mondo di gente che dice: ah, ma quel colpo di scena lì si capiva, ah, quella roba lì l'avevo già capita dall'inizio. Eh sì, però lo dici dopo che l'hai vista, mai prima. Vabbè, questo è tutto per la recensione, velocissima recensione di The Perfection, perché comunque non vi voglio spoilerare nulla, quindi non mi sto a dilungare sulle cose. Insomma, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video e lasciatemi un commento. Ci vediamo al prossimo video. Stare bene.